A volte noi non abbiamo, noi lo Spirito lo vogliamo prendere e vogliamo dire noi allo Spirito di Dio dove ci deve condurre. Noi sappiamo come deve andare la nostra vita e lo vogliamo comandare. Ecco, in questo modo lo telecomandiamo. Non è questa la strada, ma dobbiamo accogliere, ravvivare questo dono che è in noi e lasciarci guidare anche da Lui, dallo Spirito. Allora questi sadducei che cosa fanno? Parlano di prendere moglie, prendere marito. E invece quanto è bello, ecco, sentire la logica dell'accogliere il dono. Quanto è bella sentire la logica, ecco, di appartenere. Paolo dice proprio, io appartengo a Cristo e nessuno mi potrà mai strappare da questa appartenenza. E quindi, poiché io appartengo a Lui, sono sereno, come dice il Salmo, sono come un bambino sereno nelle braccia di una madre, come un bimbo svezzato nelle braccia di sua madre, così è l'anima mia. Allora, ecco, oggi davvero, chiediamo davvero al Signore che nella nostra vita non mortifichiamo mai questo spirito che abita dentro di noi, ma che ci guidi e che ci guiderà veramente su cose belle. Il Signore vuole sempre il meglio per noi.